amici carissimi, buona Pasqua a tutti voi. Ecco, allora, conclusa la Settimana Santa, quindi concluso il cammino quaresimale con questa Domenica di Pasqua. E la Domenica di Pasqua ci presenta tutta una Chiesa, una comunità in movimento, ma tutto parte da chi ama di più, da chi probabilmente ha avuto un'esperienza più profonda di perdono, come Maria di Magdala, dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni, che non vuol dire che fosse una prostituta, ma che aveva comunque dei problemi molto complessi. E Gesù l'aveva resa libera, l'aveva restituita a se stessa. Ecco, questa tenerezza, questa amicizia di Gesù, Maria di Magdala non la tradirà mai più. Sarà sempre presente ai momenti drammatici della vita di Gesù, come quello della crocifissione lì al Calvario, ed è la prima a scoprire che la tomba è aperta, è svuotata, la pietra che chiude la vita è srotolata, perché la vita è scivolata via, Gesù è risorto. Ed ecco allora il testo che nella tipica teologia del quarto Vangelo ci viene presentata. Maria di Magdala che corre quando era ancora buio, quindi entra nelle tenebre della storia, ma che sono anche le tenebre della sua anima, e corre verso quella tomba, quel luogo. Voleva ancora una volta onorare e venerare il suo Gesù, ma la pietra è ribaltata. E allora corre ancora, avvisa Pietro. Pietro e l'altro discepolo si mettono a correre. È tutta una corsa la Pasqua, è la corsa per riafferrare la vita, è la corsa della speranza, potremmo dire è la corsa dell'amore. Difatti Pietro entra, vede le bende tutte ben piegate per terra, esce, entra, vede, esce. Vive un avvento e un esodo, ma tutto si ferma al semplice vedere, a una osservazione. Rappresenta Pietro un po' l'istituzione della Chiesa, che è lenta a capire i segni a volte della presenza di Dio, i segni del risorto nella storia. Si limita a prendere tempo per il discernimento, questa Chiesa che vive fra avvento ed esodo. Invece il discepolo amato entra, vede, crede, ed è straordinario. Abbiamo qui un avvento, abbiamo una visione e abbiamo la fede che si riaccende. Ma solo Maria di Magdala completerà la sequenza di questi verbi, perché lei entrerà nel mistero della morte di Gesù, vedrà, avrà una visione di angeli che le dicono: donna, perché piangi? E poi non solo crede, ma abbraccia, incontra Gesù. Ecco i verbi: entrare, vedere, credere, incontrare. Maria di Magdala è l'unica che incontrerà il risorto. Secondo i Vangeli sinottici, in modo particolare Matteo e Marco, proprio Maria di Magdala Gesù affida il compito di evangelizzare la Chiesa. Dice a Maria
va a dire ai miei fratelli che li precederò, li incontrerò in Galilea, e rinvia i discepoli al luogo dove tutto era cominciato, un ritorno alle origini. Lei è già arrivata, una donna che arriva al compimento del mistero di Dio in Cristo prima degli uomini, prima cioè della gerarchia della comunità ecclesiale. Forse perché Pasqua ci vuole dire che vince chi ama di più, come Gesù, che ha un amore, l'amore più grande, fino a dare la vita, e lui vince la morte, come Maria di Magdala, che vince perché sconfigge le tenebre del suo cuore e celebra la fede come abbraccio e come incontro. Lei arriva al compimento. E noi a che punto siamo del nostro cammino di fede? Siamo in avvento, riusciamo a entrare nel mistero delle tenebre, riusciamo a vedere, ma riusciamo a credere e a incontrare? Allora auguro in questa Pasqua di sapervi muovere dentro questi verbi e di lasciarvi davvero incontrare e abbracciare dalla vita di Cristo risorto. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona Pasqua.